Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. È appena uscita la registrazione dell'intervista integrale che ho fatto qualche giorno fa a Cascina Bellaria. L'intervista mi è stata fatta da una persona speciale che è Marco Mandrino, che conoscerete tra poco, non appena inizierà appunto il video. Durante l'intervista abbiamo parlato, cercato di capire come vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Ovviamente abbiamo parlato anche di movimento, come capirai questo non può mancare, però soprattutto per capire come utilizzarlo come strumento per vivere una vita migliore, avvicinarti a quella che è la versione migliore di te. Quindi mi raccomando, lascia un like al video se ancora non ti sei iscritto al canale, mi raccomando iscriviti al canale, e infine se hai voglia di approfondire alcuni dei temi che andiamo a toccare durante l'intervista, scrivi un commento sotto, quindi magari ti viene fuori qualche domanda, qualche idea di un tema che abbiamo visto, oppure che vorresti che approfondissimo magari in una prossima chiacchierata. Detto questo, io ti lascio all'intervista. Buona visione. Sì, abbiamo come ospite Alessandro De Maria. Ciao a tutti. Parliamo di, diciamo che potremmo definirti un esperto di movimento. Sì, sì, ci provo. Sì. Sicuramente la chiave principale. Sei una superstar del movimento italiano. Così no, lo so, rosso, non so se si vede che sto arrossendo. Cioè, io devo metterti un po' in difficoltà. No? Però, lo stai facendo bene. Sì. Però devo dire che, come dire, il mio è, io sono suo cliente, ecco, quindi mi piace di più la parola studente. Però ecco, quindi sono il primo ad apprezzare, no? Quello che, però diciamo l'incontro che facciamo oggi, visto che hai fatto prima una dimostrazione, un workshop basato sul movimento, invece la chiacchierata sarà più basata sullo stile di vita, ovviamente legato al, in qualche modo al movimento, assolutamente. Per forza di cose, sì. Anzi, partiamo subito. La prima domanda è, in qualche modo, quale può essere l'ideale, il tuo ideale di stile di vita, e quanto è importante il movimento, stile di vita, anche proprio anche basic giornaliero, cosa faccio della mia giornata e quanto spazio do al movimento? Beh, allora, bellissima domanda che è sicuramente molto molto vasta, però adesso cerchiamo di mettere un pezzo alla volta. Allora, per entrare un po' dal punto di vista filosofico, se vogliamo, però è un po' l'essenza del tutto, è una giornata che tu sei contento di vivere. E ci tengo sempre a sottolineare la differenza tra contento e felice, perché contento è più una chiave interna, se vogliamo, no? Che è dove tu trovi gli strumenti da te per vivere una vita piena, in questo senso qua. Quindi, sì, assolutamente, la felicità normalmente la si intende un qualcosa legata ad un avvenimento, un avvenimento effimero che in qualche modo va incontro a un tuo desiderio barra necessità. La contentezza è un qualcosa che ti dà un significato, esatto, più tendenzialmente protratto, magari più sostenibile, se vogliamo. Non solo, è anche proprio una base, è no? Una base sulla quale poi ci possono essere degli alti e dei bassi, felicità, infelicità, problemi, eccetera, però esatto, insomma esatto. Sì, poi sicuramente la parola felicità è tremendamente fuorviante, quantomeno in Occidente, anche se ormai mi da dire che è un po' ci sono delle bolle magari a livello mondiale, ma comunque di base la parola felicità è tremendamente fuorviante, quindi mi piace di più la parola totalmente d'accordo contento. Forse per quello che dicevano felice e contento, così potevi scegliere quale delle due. Esatto, nelle favole. E quindi questo, che è un po' anche il mio paradigma, cioè quello che cerco da sempre, una cosa che ho sempre avuto un po', questa roba qui, quindi di... su questo pianeta, non so come, non so perché, cioè voglio cercare di vivere al meglio la mia vita. Infatti dico sempre, non ho paura della morte, ma ho paura di non vivere, in questo senso. Quindi la mia ossessione, se vogliamo, è cercare proprio di viverla nel migliore dei modi possibili. Okay? E in questo senso tu percepisci il movimento, comunque la pratica, l'allenamento, come uno strumento per vivere meglio,
o fa parte integrante proprio del... Forse qualcosa in più di uno strumento, nel senso che è, per me è totalizzante, nel senso che è il momento in cui... Vabbè, innanzitutto cioè non possiamo scinderci dal movimento, nel senso, parlavamo anche prima nella pratica, in qualità di esseri umani non, cioè la vita è movimento in qualsiasi atto, quindi al di là del movimento che siamo che pensiamo più frequentemente, il respiro è movimento, la circolazione è movimento, la digestione è movimento, ascoltare è movimento, cioè qualsiasi cosa è movimento, quindi non c'è la possibilità di scegliere che la tua vita non abbia movimento, che sia immobile in questo senso qua, e quindi per definizione il movimento fa parte, è centrale in tutte le vite di tutte le persone. Ovviamente la maggior parte è inconsapevole di questa roba qua e quindi pensa di poter scegliere se muoversi o meno, e per me è assolutamente centrale, cioè quella singola cosa è la priorità. Infatti anche lì la parola priorità è interessante, in realtà è singolare l'origine della parola, infatti di solito parliamo di delle priorità, ma è in realtà è singolare, quindi la mia priorità è il movimento, è la pratica di movimento, quindi è quella singola cosa che non manca mai nella mia quotidianità, e nel momento in cui mi muovo, o meglio imparo attraverso il corpo, è ad oggi la cosa che più mi permette di essere presente e di essere... centrato. Ci sono, quindi di percepirmi. Stai dicendo che... Cioè sono ossessionato. La cosa che mi fa trovare d'accordo, ecco, che il movimento nella tua percezione, al di là del, come hai detto, che certamente tutto è movimento, ma prendendo il movimento come... diciamo pratica, no? Certo. Che è anche quello che in qualche modo proponi attraverso i corsi, eccetera, eccetera, non è soltanto un mezzo per arrivare ad un fine che può essere star meglio, vivere meglio, eccetera, eccetera, ma è un piacere in sé. Assolutamente. Un momento di godimento che dai a te stesso, al di là di quello che poi possono essere gli eventuali... Totale. Io... adesso non voglio prendere troppo da lontano, però sono stato un atleta. Ma prendila da lontano, tanto noi possiamo cazzeggiare problemi. Okay, ecco, non abbiamo uno scopo in questo. Okay, che è fighissimo. È fighissimo. È vero godimento, no? Non fare esatto. Quello che è. Esatto. Cioè, io ero un nuotatore agonista, okay, che sognava diventare professionista. E poi adesso non voglio aprire troppe parentesi, però di fatto non ce l'ho fatta. Noi siamo una parentesi, in qualche modo, quindi puoi aprirle tutte quelle che vuoi. In realtà per una malattia autoimmune che mi ha bloccato il mio percorso in modo prematuro, poi non so dove sarei arrivato, probabilmente non molto lontano, però ecco, non sono riuscito a scoprire veramente se sarei diventato un professionista o meno. Allora ho iniziato a farmi delle domande, cioè siccome in quel momento in realtà mi identificavo molto nello sport, okay, che in realtà è qualcosa di sbagliato, ho scoperto dopo tanti anni, però da quel momento per me la ricerca è stata come posso vivere di movimento, non nel modo più tradizionale, se vogliamo, quindi ok, sono un atleta professionista pagato per, certo. Per competere, ma qual è l'altro modo? E diciamo che quello che ho sviluppato negli anni è stata un po' la risposta a questa ricerca, perché per me il movimento è appunto godimento, quello che diciamo, e quindi è sia allo stesso tempo il mezzo per vivere una vita migliore, quindi extra movimento, cioè per avvicinarmi al mio sé, qualcosa, cioè alla mia identità più profonda, ai miei valori più autentici, per scoprirmi anche, perché mi ha permesso di scoprirmi molto, e allo stesso tempo è il fine. C'era in qualche modo per te il movimento, quando parli dell'utilizzare il movimento anche come per scoprire te stesso, è una sorta anche di... è la vera e propria meditazione. Certo, no? Infatti... È quel qualcosa che in qualche modo ti fa diventare presente. Totalmente, cioè in quel momento lì perdo completamente la cognizione del tempo, soprattutto quando c'è una pratica che per me è qualcosa di...
nuovo, comunque dove esco fuori dalla mia zona di comfort. Ed è per questo che per me è vitale nella mia pratica espormi spesso a qualcosa che non conosco, perché lì poi dove veramente c'è crescita, ma al di là di quello c'è presenza, perché non ho altra scelta se non essere certo. presente totalmente. E quindi sì. Quanto tempo dedichi nella tua giornata? C'è una divisione tra quello che fai per te stesso, perché ovviamente essendo anche il tuo lavoro ci saranno cose che legate al movimento che tra virgolette non è che devi fare perché qualcuno ti obbliga, però fanno parte diciamo del pacchetto anche certo. lavoro, e invece sicuramente ci sarà una parte che è soltanto tua. Quanto tempo dedichi alle due cose? Quanto assolutamente in questa giornata tipo per te personalmente, e anche quanto consiglieresti ad una persona, no, di dedicare alla pratica del movimento, che poi, come ci parlavamo un po' prima, la pratica del movimento può contenere tante cose diverse, sì, no? Sì. Però quanto dedicarci? Allora, a livello di mia pratica personale, in media sono 3 ore al giorno, per in media 6 giorni a settimana. Poi ho una settimana, cioè ho sempre odiato il 5+2 classico, no? Quindi definire la mia settimana è un po' limitante, perché appunto cerco di uscire un po' dagli schemi per ascoltare in realtà i miei bisogni, perché poi oggi siamo tutti sappiamo che a luna dobbiamo mangiare, che appunto al venerdì finisci di lavorare, eccetera eccetera, che non è una roba legata chiaramente al sistema capitalistico, consumistico, e cerco di andare ovviamente oltre questa roba qua. Quindi la mia settimana è qualcosa di non così definito, certo. Però di fatto c'è una giornata dove di base mi riposo un po' di più. Non capita sempre che ci sia quell'uno, cioè quel 6+1, a volte è un continuum, sì. Ok? Però non è assolutamente un sempre tirare la corda piena, ma ci sono delle pratiche più tassanti e delle pratiche meno tassanti. Certo. Quindi comunque, se vogliamo dare un quantitativo in tempo, sono 3 ore al giorno. Quindi okay. Che può essere diviso in due, quindi una pratica della mattina, una pratica più nel pomeriggio. Di base, perché poi c'è anche la pratica interna, questo è proprio solo pratica sì, no, di movimento. Noi stiamo sul movimento, okay. In questo momento, okay. poi ovviamente okay. possiamo... Esatto, lì, okay. Certo. E quindi di solito è tarda mattinata e poi nel metà pomeriggio di solito, queste sono un po' le mie tempistiche, perché appunto poi inizio giornata mi piace dedicarmi più alla pratica interna, avendo la possibilità di scegliere sì. di muovermi dopo. E poi in realtà quello che va fuori, la pratica strutturata, è presente... Più è presente, più sto meglio, sicuramente, nel senso che potrebbe essere semplicemente un vado a camminare da casa nel posto dove vado a lavorare concretamente e ascoltare come sposto il peso da un piede all'altro. Ah, cioè, okay. Quello per me è una pratica non strutturata, non è la mia sì, pratica sì, di movimento, sì, certo. Però in realtà è, ed è appunto lo strumento per poter essere... presente in quel momento, piuttosto che una delle cose che insegno anche all'inizio ai nostri studenti è modificare l'ambiente casalingo per ad esempio eliminare più possibile la sedia, o comunque in alcuni momenti della giornata quando si può e vivere sul pavimento, oppure stare appeso, quindi avere una sbarra in casa dove praticamente ci inciampi dentro, certo. E quindi è pieno di snack di movimento vari dove... Tu vabbè sei troppo giovane forse per averlo visto, ma hai presente i film della Pantera Rosa? Aveva Cato che gli faceva gli assalti per casa, lui doveva assaltarlo in un momento che non si aspettava. Lo guardo, prometto, lo guardo. Non è necessario. Quello era un qualcosa, praticamente aveva questo, tra virgolette, maggiordomo, eccetera, che... doveva nascondersi e in un momento in cui non se lo aspettava lo doveva assaltare e cercare di menarlo, sì. No? Sì, e sì, quindi sì. Lui comunque doveva muoversi per casa sempre con una certa attenzione, sì, presenza, sì, esatto, è venuto in mente. Un gatto con... è un ottimo esempio, cioè non farti sentire quando ti muovi, sì, questo è un indice
molto importante di qualità di movimento in generale. E la, due domande, una super basic, ma quando non passi una giornata che non hai per qualche motivo, oppure magari il famoso sesto giorno, che settimo giorno, sì. Quando Dio, che non, che non ti muovi, riesci a dormire facilmente? Sto imparando. Ok, perché è un problema autobiografico. Sto imparando. Io quando non faccio qualcosa faccio anche fatica a dormire. Quindi guarda, io se vogliamo trovare un problema su cui sto ancora lavorando è la forza di volontà troppo. Cioè ho una forza di volontà molto dominante in quello che faccio, e quindi a volte la forza di volontà però può essere anche qualcosa che si trasforma in negativo a un certo punto. Perché dove dovessi dire ok, stop. Riposa, fermati, invece io tendo a, sicuramente mi ha portato magari a fare certe cose nella vita, ma avrei potuto tornando nel passato, sì, sto imparando, certo. Però tornando indietro mi sarebbe tanto abbiamo tutto delle... il tempo che vogliamo, esatto, quindi, nel senso... e quindi sicuramente tornassi indietro avrei cercato di capire meglio qual era il punto oltre il quale la forza di volontà diventa... Però c'è il rischio che se l'avessi fatto non saresti stato quello che sei stato adesso. No, infatti, no? Perché ovviamente poi sono parole che non solo, hanno senso. Tutti gli errori che facciamo in qualche modo ci aiutano, certo, a imparare, certo, no? A diventare in qualche modo nel bene o nel male quello che siamo. Sì, se togliessimo gli errori... Assolutamente, no, non saremmo qua. E la pratica interna invece cosa intendi dire come quando parli di pratica interna? Dove rivolgo l'attenzione più all'interno, se vogliamo, quindi molto, se vogliamo rimanere un po' generici, quindi poi nel concreto potrebbe essere una pratica meditativa, potrebbe essere una pratica di respirazione, oppure per me anche ad esempio la doccia fredda, per fare un altro esempio che va un po' in voga adesso, però è qualcosa che permette di allenare il mio sistema immunitario, quindi la tendo a categorizzare in qualcosa di interno, poi quando mettiamo le etichette sappiamo che ci confiniamo in realtà. Sì, no, cioè, certo. Anche quando faccio una verticale, uno squat, cioè c'è della pratica interna ovviamente, certo. Però diciamo che qua l'attenzione è più rivolta verso che so, anche la gestione delle emozioni. Una cosa che amo fare, ad esempio, ogni primo del mese fermarmi e riflettere su quello che è stato il mese precedente, quindi mi faccio delle domande, faccio degli esercizi di gratitudine, di capire qual è la direzione, quindi cerco di staccarmi dal momento, che molto spesso, perché poi io ho, in tutto questo ho anche un'azienda che mi vende, perché poi magari parleremo anche di quello, perché cerchiamo di vivere al modo fuori dalle linee, ok? Non ricordo più cosa stavo dicendo. No, stavi parlando della pratica interna, certo. Che ovviamente è difficile dividere quello che pratica, quello che non è pratica. Certo. Eccetera, no, questi eccetera. Sono alcuni esempi però di pratica interna. Che ovviamente noi per parlare siamo obbligati a usare delle parole. Usare delle parole, quindi dare delle categorie, no? E quindi per me, ad esempio, la mia routine mattutina è 90 su 100, è doccia fredda. Prima d'inverno di solito ci metto anche qualcosa di movimento per prepararmi a rendere il momento un po' più dolce, perché sennò può essere un pochino... Cavolo, sono più hardcore di te in questo. Sì, tu vai diretto. Io vado diretto. Allora, sì, io... Come apro l'occhio, la prima cosa è doccia fredda. Devi fare un corso di andare diretto. Anch'io vado diretto, nel senso che è subito fredda. Poi sì, voi sì, avete la vasca qua, è più, no, allenati, avete più strumenti. Ah, quello è vero. A Milano è difficile, il giardino non ce l'ha nessuno. Quindi. Ma dai, non... No, a Milano chi è che c'è? Non so, non esiste okay. Il giardino. Quindi o hai la vasca in casa, però di base anche lì gli spazi sono utilizzati al massimo. Milanese non c'ha il tempo di fare la vasca. È una delle domande che volevo fare, perché cioè, ho letto ad esempio la settimana scorsa... Cos'è una newsletter, quello che mandate, in cui dicevi che sei stato a Madeira, no? Che hai apprezzato la calma. Cioè, in te, non solo in quello, ma tante volte sento determinate cose e poi vivi a Milano. Come cavolo fai? Cioè, nel senso... È una croce. Nel senso, sono sì. Due cose... cioè, vuoi metterti in difficoltà per fare... L'antitesi totale. È un discorso interessante questo. Allora,
Perché ovviamente si può sempre scegliere, nel senso certo. Allora, una cosa sicuramente in questo momento aperta, che si sta evolvendo, che sto cercando di cambiare il più tempo possibile durante l'anno. Cioè, attualmente sto 7 mesi massimo a Milano, ok? Quindi non ci sto così tanto tempo, ok? Anni fa credevo che bastasse cambiare me stesso e che l'ambiente non fosse così impattante in questo senso. Nel senso, io ho sempre fatto, non ho mai fatto un lavoro vero un giorno nella mia vita, faccio i cazzi miei letteralmente, non vivo il traffico, faccio una vita completamente anomala per il milanese. Però poi negli anni ho scoperto che questo è totalmente limitante. Nel momento in cui cresci, maturi, capisci che non sei separato dall'energia che c'è attorno a te, e quando ho iniziato a capire questa roba qua, perché dicevo ok, io faccio una vita comunque che non è stressante da quel punto di vista ma nonostante quello mi trovavo ancora in delle situazioni di stress, soprattutto a Milano la cosa peggiore è il ritmo è troppo veloce rispetto a quello che è la dimensione umana, e quindi sei trascinato dall'agitazione. Per me parlo da uno che a Milano non, cioè Emanuele ovviamente milanese, esatto, un po' di milanese, comunque però, un po' ti è arrivata alla grande, no poi, che non sei più puro, assolutamente, ma non sono mai stato puro, no, in quello. Però per me quello che percepisco pesantissimo, non solo a Milano, in qualsiasi città, è quasi sentire il brusio delle altre persone. Cioè ne percepisco proprio per me lo stress, la tensione è un qualcosa che mi arriva quasi dallo stress, della tensione di tutte quelle persone che attorno. Ma è così, è così. Lo sento quasi opprimente. Ricordo con lei la prima volta, siamo stati in New York insieme, appena ci siamo quasi messi insieme. Shock. E io prima di ritornarci, New York era insomma appassionato di musica, per me New York era la città delle mille possibilità, cioè lì in mezzo a quei palazzi io era come sentire le voci di tutte le persone che avevo attorno, lo sentivo una cosa stressante, opprimente, che mi svuota di energia, ecco, al di là del anche standone al di fuori, no? Assolutamente, no, infatti nel momento in cui vedo che nonostante la mia vita è come l'ho scelta, poi certo, entriamo lì per quanto uno possa sceglierlo oggi, però comunque è come me la sono pensata io in questo senso qui. Però nel momento in cui ho capito che non ero più separato da quello che mi circondava, e quindi le persone, l'ambiente, l'energia in generale che c'è intorno a te, ho capito dove stava l'inghippo, quindi in realtà per quanto io possa fare la vita più ideale che posso, fino a quando il mio ambiente è agitato, nonostante io sia calmo magari in quel momento, essendo connessi, va a impattare su di me. E quindi da lì piano piano ho cercato sempre più di starci meno tempo. Poi cosa c'è? C'è anche un mondo, c'è la realtà, no? Quindi ci sono i miei genitori, c'è mio fratello, ci sono i miei amici, che per me è una cosa molto importante, quindi tenere i piedi per terra da questo punto di vista, e quelle che sono comunque le radici, quindi ci sono anche delle cose belle, ecco. Quindi delle cose belle sono ovunque, ecco, esatto. A Milano hai la possibilità di fare quello che vuoi, esatto. No, certo. Poi in realtà per quello che faccio adesso, il fatto che noi siamo totalmente digitalizzati, non è neanche più un'opportunità di lavoro a Milano. No, infatti, lo è stato all'inizio, certo, quando ho iniziato la mia carriera da coach, ovviamente sei nel paradiso dove puoi sviluppare velocemente un'attività da professionista, okay? Quando facevo il personal trainer. Però ecco, da quando ho iniziato a capire questa roba qua, da 12 mesi sono diventati 11, 10 e così via. Perché quando adesso a Madeira sono andato, perché ero arrivato al mio... Non ne avevi più. E quindi ovviamente poi non c'è sempre la singola variabile, c'erano anche delle altre cose, certo, che magari mi hanno agitato, però sicuramente stare a Milano non aiuta. No, anche perché comunque stare in un ambiente, tra virgolette, più naturale,
ti, sì, sì, no, in città non c'è nulla di tutto ti questo. Ti modifica, no? Ti, sì, ti, sì, ti porta verso tutto quello e anche con il movimento, insomma, diventa tutto più, tu stesso diventi più naturale, no? Prendi un ritmo di un certo tipo, cioè avere, che so, il vicino di casa che urla, sì, eh? Sì, sì. Allora, a Milano c'è questo fenomeno, i vicini di casa non esistono. Ah, ok. Non so se c'è qualche milanese qua, però a Milano, parte... soprattutto in centro, io vivo abbastanza in centro, io ho sempre vissuto in centro da quando sono uscito di casa, e boh, forse ho conosciuto un vicino di casa in 7-8 anni. No, zero. E non li senti. Non so, ognuno si, non, che è una cosa brutta, è una cosa tremenda questa. E, però sì, poi magari si aggiunge. Adesso sono in una casa da due anni dove almeno non c'è casino. Okay. Quindi, però prima magari c'era anche, per dire, il tram sotto casa. Sì, sì, sì. Ovviamente quando non hai la possibilità di prendere la casa. Che, il locale che il lì va bene locale tutto, che esce, ecco, che, lì va bene tutto, ecco. Però sì, impatta molto. E infatti è paradossale vedere i siciliani, i pugliesi che vengono a Milano. E dico, sei sicuro di quello che stai facendo? Perché in realtà capisci che sono orientati molto dal soldo. Poi c'è, cioè, che la loro unica valutazione di qualità di vita è quanto, cioè, perché a Milano la possibilità di crescere professionalmente. L'hai visto quel film? Un dramma. In cui. Chi erano? Lillo, cioè, due comici, hanno fatto il film della rieducazione del pugliese che è andato a vivere a Milano. E... bellissimo, l'ho trovato. Cazzo, veramente. Veramente bello, no? Che quello che è andato a vivere a Milano. Pio Amedeo. Pio Amedeo. Bravissimo, c'era il gruppo di sostegno del esatto, di quello, sì, sì. Il milanese anonimo, no? Veramente bello, che difficile da recuperare, che è andato lì per sì, questi sì, motivi, sì, qua. No, ma infatti, cioè, Milano è proprio particolare da questo punto di vista qua. E poi la cosa brutta dal mio punto di vista è che non hai radici, nel senso che anche solo quello che vive a Bologna, a Firenze, comunque in città che iniziano a essere un pochino più grandi, sono fieri di vivere là, perché hanno le loro, cioè non la puoi toccare la città. A Milano a te non te ne frega niente, perché sei educato dall'inizio che te ne puoi andare, in quel senso lì, o comunque sei molto metropolitano, sei molto europeo in questo, e quindi hai poco radicamento, poco attaccamento, tra virgolette, alle radici. Per fortuna io in realtà sono cresciuto a Poasco, così chi vedrà questo video dirà... A Poasco? Cos'è? E sembra un paese delle favole, però è praticamente una frazione di San Donato Milanese, che okay. Di solito viene conosciuto come il capolinea della metropolitana gialla, dietro a Rogoredo, dove c'è il più grande spaccio di eroina, comunque lì dietro. Tu sei troppo giovane per aver vissuto l'eroina? No, non mi sono fatto l'eroina. No, non tu personalmente, cioè, per ora. Non te l'avrei mai chiesto così. Lì è ancora, però in lì è ancora attuale. Il periodo dell'eroina era il periodo mio. Sì, 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 senso, sì. No, anche io mi sono mai fatto di eroina, stranamente, però era più il periodo degli anni Ottanta, sì, così. Sì, non, sì. Invece a, lì è rimasto. A Rogoredo ancora, sì, ah, sì, ok, sì, dai. Tipo il centro europeo. È un posto tradizionalista. Sì, si portano avanti la tradizione. Sì, 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 la sì, cosa sì. E li vedi, sì, girovagare senza denti, vabbè, comunque. E niente, c'è questa frazione che si chiama Poasco, che ha 2500 abitanti, credo, comunque, ed è una strada chiusa, quindi tu ci entri solo se vuoi andare a Poasco. Ok. Okay? Ma è veramente a 5 minuti da Rogoredo, che è una delle principali stazioni anche del treno milanese, quindi proprio veramente vicini. Però essendo questa strada chiusa è un po' un luogo felice, quindi sono comunque andato dalla prima elementare a piedi a scuola, andavamo a rubare le palline nel campo da golf vicino, cioè ho comunque vissuto un'infanzia non milanese. Okay. È come se fosse una periferia, però appena hai la possibilità, quindi gli anni delle medie, insomma, dell'adolescenza, ti viene poi la voglia di andare a scoprire Milano. Però ho delle basi più... Sì. Paesane quasi. Sì, no, legate alle pannocchie, alle buce, sì, sì, sì. Sole fatto lì. È ancora delle persone di allora che frequenti, che sono tuoi amici, che, insomma, che vi vedete al di là del... Sì, 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 sì. Questa è una cosa particolare a cui per me è un valore...
di inestimabile importanza l'amicizia, e ho due persone proprio del mio paese che sono rimasti miei amici molto, cioè sono quelli che chiamo per un problema, sì. Che adesso loro vivono in realtà fuori, non più a Poasco, con il quale siamo rimasti attaccati. Per me questo è molto importante comunque. E poi altri amici, poi siamo un gruppetto di 5-6 persone che sono magari dei paesini limitrofi, e quindi sempre meno sicuramente perché comunque le vite prendono diverse, però sì, ancora che sono miei compagni dell'asilo e delle elementari. Ah, ok, bello. Questa è una cosa bella, ecco. E tu nella tua idea, diciamo, di vita ideale, quindi vorresti un giorno vivere in campagna o ed eventualmente come, no? Al di là di dove sei adesso, no? Dove sei adesso. In senso, diciamo, anche esistenziale, certo. Dove cosa vuoi fare da grande? Allora, da grande, che è quello che sto cercando di fare già adesso, è di non vedere mi trasferisco là. Mm-hmm. Ma di poter scegliere di fare determinati periodi durante l'anno dove scelgo di stare, quindi sicuramente almeno la gran parte dell'anno in un posto più connesso con la natura, quindi che sia la campagna, che sia la montagna, che sia qualcosa vicino al mare o all'oceano, un'isola. Non mi riesco ancora a vedere in un posto, o sicuramente ancora non l'ho trovato, non saprei, però in questa fase dove ancora non ho particolari impegni, di poter scegliere di dove stare. Quindi io nella mia testa ho il mito del camper. Sì, potrebbe essere una soluzione. Non so quanto è sostenibile, cioè mi piacerebbe trovare una cosa sostenibile nel tempo. Il camper non so su di me se... In che senso? Ovviamente in mille non sensi lo conosco, può non essere... Neanch'io in realtà troppo, anzi quando ci sono stato lo trovavo un po' infernale, però l'ho usato male. Però sì, potrebbe essere una soluzione. La vedo forse per un anno, una cosa di un anno, ci giro il camper. Poi magari c'è qualcuno che si innamora un po' del camper e ci rimane. Però sì, non avere il concetto di casa come punto fisso. Mm-hmm. Cioè, la casa forse può diventare di più, almeno questo forse è mio personale. La casa sono forse le persone che frequenti, che ti stanno vicino, quelle persone, esatto, che ami. Esatto, sentirle vicino. E aggiungo anche la tua pratica. Ah, quello... Vabbè, sì, sicuramente. Io sono malato come te, nel senso, in questo senso qui. Non c'è un giorno, anzi, se non pratico in qualche modo faccio fatica, poi il resto della giornata non la sento piacevole come al solito, ecco, quindi... E anch'io come te faccio fatica a capire fino a che punto, o almeno questo quello che mi è sembrato di capire dalle tue parole, non so se le interpretate male, fino a che punto diventa poi una fissazione, no? Confine molto sottile. Sì, perché... Cioè, allora, per... quello che faccio io è ossessione, assolutamente, non è quello che insegno, ecco, c'è un livello prima dove non c'è bisogno di praticare 3 ore al giorno e far sì che il movimento sia la tua vita, la tua professione, quindi è assolutamente nel terreno dell'ossessione. L'importante è che questa ossessione sia giusta, ok, che sia sana. Che funzioni per te in quel esatto, modo, dove impari a conoscerti, impari a capire quali sono i confini, dove devi dire ok, adesso per oggi okay, posso fermarmi. Nelle pratiche che dicevi di prima, pratichi anche proprio tipo meditazione seduta, cose del genere, un qualcosa che fai tutti i giorni o cambi anche quello? Sì. Allora, io di base non vado d'accordo con le abitudini fisse, mm-hmm. Ok? Quindi sono uno che cambia molto. Dai, vedi. Ma proprio in modo... Cioè,
molto importante. E quindi utilizzo sicuramente degli strumenti diversi. Nel tempo l'ho letto come, ho iniziato a leggerlo come qual è la pratica di cui più ho bisogno questa mattina, perché io lo pratico soprattutto la mattina, anche se vorrei praticarla anche prima di andare a dormire, ma poi io sono uno che alle 9:30, 10 inizia a tentennare e che andrei a dormire, perché se ti alleni 3 ore al giorno... Ah, guarda... Se fosse per me le 10:30 sono sempre... Io faccio fatica ad arrivare alle 10:30, quindi... E quindi non sono ancora riuscito a trovare una strategia per farmi una pratica lì. Vabbè, ci arriverò. Sì, sì. E quindi, o se non ci arrivi va bene così, ecco, cazzi, non è che... Esatto. E sicuramente, e quindi quello che ho, che sto sperimentando è trovare la pratica di cui ho bisogno quella mattina. Quindi se, ad esempio, la scissione che faccio principale è se ho bisogno di ricentrarmi all'interno, chiudo gli occhi e faccio una, potrebbe essere una riconnessione col respiro, piuttosto che un body scan dove riporto l'attenzione sul corpo o sui vari chakra, centri, eccetera, eccetera. Oppure se invece sono molto dentro di me, che mi capita, ok, sono comunque una persona che gli piace anche stare molto da solo, che tende a farsi tante pippe mentali, poi è una cosa che sto appunto, che la pratica mi sta aiutando a migliorare, ok? E quindi in quel momento lì butto fuori l'attenzione, quindi potrebbe essere anche una pratica ad occhi aperti dove mi focalizzo su dei punti che possono essere vicini ma anche lontani, oppure su qualcosa di più grande. Utilizzi, ecco, la percezione come, sì, sostanzialmente come mezzo per andare, esatto, un po' all'interno. Oppure, che so, pratico anche vari tecniche di respirazione dove magari un momento, dove un periodo un po' più stressante, ok, magari il respiro mi aiuta di più in certi casi. Quindi tendo a scegliere sempre cosa di cui ho bisogno e non tanto quello che mi piace. E la tua relazione con, ad esempio, qui l'abbiamo in realtà finita, però. Cosa il power? La birra, il power. Insomma, io lo trovo apprezzabile, no? Che una persona che sportiva, diciamo così, che pratica movimento, si beva volentieri una birra, perché spesso le persone vedono come due cose. Questa, sì, ecco, sì, sì. Com'è la tua relazione sia dal punto di vista, diciamo, con tutte le idee del benessere che ci sono, che per me sono anche un po' fissazioni, no? Certo. Oggi non bevo quello, non mangio quello, non faccio quell'altro. No, zero. Io sono molto libero in questo e penso che la vita vada comunque... Bisogna fare esperienza della vita in generale l'importante è la dipendenza, secondo me, quello è il punto focale. Quindi se tu puoi scegliere, allora è una cosa che puoi fare, sti cazzi. Cioè, sì, sì, sì. Proprio, sono molto, molto free, non sono mai stato, anche quando notavo che ero agonista, le mie cose fuori, poi in paese di periferia le ho sempre fatte, ed è sempre stata la cosa che poi mi ha fatto stare anche un po' coi piedi per terra o comunque vicino a dei valori che comunque per me sono importanti. Quindi è una cosa che per me è giusto che ci sia, nel senso non deve essere un confinarti troppo, ecco. Non deve entrare nella dipendenza. Non solo, oggi penso che le persone, soprattutto tante cose, siano diventate moda e è un modo anche per far sì che le persone non guardino realmente se stesse, ma si focalizzino su cose puramente esterne, tipo devo evitare di bere, poi magari faccio una vita che non mi piace, vivo con un qualcuno che non sopporto, insomma, mille cose problematiche, poi mi vado a fissare sul fatto che devo mangiare così o non bere cos'ha, e che non sono chiaramente il... Infatti è giusto farsi una domanda a quel punto lì, cioè capire effettivamente qual è il problema. Esatto. Esattamente. Come sempre, no, domande giuste producono poi delle risposte più di qualità che ti aiutano a scegliere una direzione migliore nella tua vita. E chiaramente oggi viviamo in una società che è un po' il contrario, no, di quello che... Totale. Esatto. Più vado avanti, stanno compiuto 30 anni, è stato un po' un anno di
Non so se è un po' condizionato dal numero, ma è molto di estrema consapevolezza, cioè di un livello che proprio è stato esponenziale. Negli ultimi 12 mesi ho studiato come non studiavo da tanto tempo, cioè per me lo studio è sempre centrale, però quest'anno ci ho dedicato veramente tanto tempo. Lo studio è training per te? Certo. Ok, no, sono d'accordo, ecco, nel senso, per me fa parte proprio come dire, della pratica quotidiana. Assolutamente, ecco, dovrebbe... assolutamente. Per me il movimento è quella singola pedina che colpisce tutto con un effetto domino, e quindi è anche studio che poi mi permette di essere un coach migliore, una persona migliore, bla 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 bla, assolutamente. E, sì, però dicevamo, oggi la società è un po' è l'opposto un po' di quello che potremmo dire un qualcosa di sano. E più vado avanti, più mi sento solo da quel punto di vista lì, che è brutto, no, da un certo punto di vista. Quindi ho scritto l'altro giorno una cosa sul coraggio, quindi che dove il coraggio significa avere cuore, agire con il cuore. E secondo me, se tutte le persone agissero con coraggio, ma nel senso non appunto di fare un attacco al potere, con la forza, ma una cosa più rivolta verso all'interno, quindi di ricapire quali sono i miei valori autentici, chi sono io veramente, e quindi qual è la vita che mi farebbe stare bene più tempo possibile. E lì probabilmente cadrebbe il sistema così come lo concepiamo, quindi non ci sarebbe più il sistema consumistico che è tutto rivolto all'esterno di noi e ti distoglie costantemente l'attenzione da chi sei, dai tuoi valori. E il sistema per definizione non ti insegna il coraggio, non ti insegna la volontà. Ne parlavo oggi con i ragazzi. Perché sennò cadi da giù, ma non è complottismo, è parlare oggettivamente della realtà. Noi viviamo in una società quantitativa dove la qualità non ha più nessun valore, conta soltanto un certo punto i numeri, la quantità, il fare di più, eccetera, eccetera. E tu a te stesso, e ovviamente dandolo a te stesso anche agli altri, che consiglio daresti? In che direzione dovremmo muoverci? Insomma, visto che la società è quello che è, e voglio dire, non ha neanche molto senso essere presuntuosi, no? Punto di vista la società è utopistico pensare di cambiare... per quanto io e te la pensiamo, è utopismo, no? Cambiare le cosa possiamo fare? Qual è la direzione che dovremmo cercare di intraprendere? Quali azioni pratiche anche per far qualcosa, se qualcosa si può fare o anche non fare? La risposta può essere non si fa niente. Sono un inguaribile ottimista io, a volte, spesso, soprattutto sugli orari. Infatti sono un perenne ritardatario, perché per me arriverò sempre in orario, non arrivo mai. Quindi credo che si possa sicuramente intervenire. E la risposta forse è banale, ma secondo me è il movimento comunque. Cioè la cosa che è quello che poi insegno, però riconnetterti con la tua natura e quindi per forza di cose con il movimento può essere quella singola cosa che può dare una svolta al sistema in generale. Perché se... Però scusami, ti interrompo solo per aggiungere una cosa. Non vedi attorno a te tante persone che... Nel tuo piccolo mondo, le persone lo sappiamo benissimo, si muovono, sono sedentari, eccetera. Però se prendiamo il microcosmo del movimento, in senso lato, no? Che può andare dagli agonisti però non è che mi sembrano tanto più smart. Sicuramente la parola movimento, allenamento può avere infinite accezioni, okay. Ecco, quindi una pratica di movimento consapevole, autentica, quindi lo scindo dallo sport. Lo sport, io amo lo sport, amo qualsiasi cosa che sia movimento, però purtroppo
gli sportivi si identificano nello sport ed è questo il motivo per cui quando smettono la loro carriera vanno in depressione, perché è come se la loro identità fosse stata uccisa e quindi va in depressione, come chi si identifica totalmente nel lavoro, perde il lavoro. E quindi in questo senso il problema lo sport non è, io mi dissocio, cioè okay. Non sto parlando di sport. Ok, per il problema in questo senso un po' che dal mio punto di vista una delle malattie peggiori della società contemporanea è la specializzazione, cioè persone che fanno infatti la nostra pratica di movimento entra nel campo del generalismo, quindi ci muoviamo in modo orizzontale, poi magari adesso ne parliamo un pochino, ma mi piaceva rispondere a quella domanda lì. Scusami, io vedo mille rami che si collegano, quindi è figo, perché poi è raro trovare anche con chi condividerlo e chi ti capisce, anche le domande giuste sono fondamentali, quindi è bello. E quindi secondo me la chiave sta comunque nell'educazione al movimento, perché se a scuola, quindi dobbiamo partire da prima che il bambino diventi poi un adulto, come l'adulto malato in questo senso qua, quindi dobbiamo per forza partire dal sistema educazione, dalla scuola, perché poi... Ma tu sai che non te lo lasceranno mai fare? No, senso, no, ti mettono, se vai e metteranno una bomba sto caso. Insomma, sappiamo benissimo che cioè, il sistema educativo, la scuola oggi è educare le persone a diventare dei piccoli schiavi da grandi, no? Nel esattamente. Senso che li fai stare su di un banco, dottore, gli insegni cose che non gliene frega un tubo di sentire, giustamente non gliene frega niente, ma comunque in pratica obbliga una persona a iniziare a fare è un pilastro del sistema. E sappiamo che tanto c'è questa cosa qui, io e te possiamo raccontarcela. È un sogno, no? certo. Cosa possiamo fare? Allora, dall'altro canto può essere anche formare appunto le persone, tutti i nostri studenti, quindi sono adulti, mm-hmm. Noi abbiamo studenti dai 15 agli 84 anni ad oggi, quindi abbiamo un pubblico veramente vastissimo mm-hmm. in termini di età, e prendere più aiutare più persone possibile a modificare la vita col movimento e ottenere un effetto che a un certo punto può essere esponenziale. Ad oggi non vedo altro veramente in questo. Sono convinto di qual è la chiave, cioè il movimento, qual è il soggetto in questo, perché per me il movimento è stare meglio con te stesso e quindi a quel punto lì essere contento, come dicevamo prima, e quindi non aver più bisogno di consumare. Cioè anche io oggi spendo i soldi che guadagno per fare esperienze e per studiare. Basta, cioè non ne senti il bisogno assolutamente, ma perché capisci che non hai più quel bisogno di compensare tutte le mancanze derivanti dal come ti forma il sistema, e quindi per me è veramente anche in termini di ecosostenibilità il movimento sta al centro, perché la persona è contenta, la persona non ha più bisogno di iperconsumare e quindi a quel punto lì ha un impatto a 360 gradi sul benessere e su quello che è il sistema. Effettivamente è utopistico. Le persone che insegno che se sapendo benissimo che non lo faranno mai, ma che se sudassero una volta al giorno, gli psicologi perderebbero il loro lavoro. Assolutamente. Ma veramente, a quel punto lì entri in un sistema della prevenzione e la cura decade. E quindi è lì la chiave, cioè, perché noi viviamo ancora in un sistema purtroppo quasi totalmente della cura, no? Quindi dove la medicina... Però tu dici, noi viviamo in un sistema ancora purtroppo, la mia sensazione però è ovviamente una mia sensazione personale, puoi dissentire totalmente, fa parte del... Secondo me non stiamo meglio, nel senso sarà un peggioramento ulteriore, nel senso... Emanuela mi diceva qualche giorno fa, mi spiace non essere nata un po' prima, perché comunque ci sono esatto. Io allora posso essere d'accordo con te, ma non voglio esserlo per avere una... ma io te lo dice una persona che io la vedo, tra virgolette, in modo negativo. Ma c'è una speranza? No, però il fatto che non ci sia speranza non deve essere una scusa per non fare del proprio meglio. Certo. Sì, io penso di essere un loser, se lo sono sempre stato, nel senso non perdente in questa, però il fatto che di non intravedere speranza per me diventa un qualcosa ancora di più, anche se non c'è speranza, io faccio comunque del mio meglio in una certa direzione. Certo.
e probabilmente... Ecco. Ma forse quasi, come dire, come posso dire... Cioè non sta a noi decidere se c'è speranza o no, o comunque non, è quasi... Anche per quello, parola. Nel senso, il non vedere la speranza è soggettivo, ovviamente. Il fatto di non vederla, esatto. Io non è detto... A volte ci sono situazioni senza speranza, invece poi accade qualcosa di totalmente inaspettato, certo. No? Questo sì. L'inaspettato ci può stare. È soltanto così, sulla linea in cui siamo oggi, la vedo tendenzialmente peggiorativa, no? Però... Trovo giusto quello che dici tu, alla fine il coltivare un qualcosa fa sì che almeno attorno a te o qualche persona si crei un minimo di aggregato per poi... Ma anche per stare bene con te stesso, nel senso che penso che stai meglio con quello fondamentale. Qualcosa di positivo nel futuro, poi... Ma io sto bene anche col negativo, cioè... Sì, beh, certo, bisogna sono... imparare a... No, certo, poi ci hanno molto insegnato, no? Vedere il futuro per forza meglio, se no... Io adoro gli stoici, la filosofia stoica, sì, anch'io. Che alla fine dice tu comunque devi essere pronto al peggio. Certo. Poi il peggio non sempre accade. Però almeno... Se arriva non ti coglie totalmente impreparato e non rimani lì, no? Come... Certo, no, ma anch'io nella vita di tutti i giorni penso sempre al peggio, in quel senso lì, sì, sì. In quel senso lì, perché sono preparato, perché poi si traduce nel non avere scuse. Per me non avere scuse è importantissimo, cioè a me pesa molto rapportarmi con le persone che hanno le scuse, e però è imprescindibile per il lavoro che faccio, nel senso che portare soprattutto anche gli studenti che si affacciano le prime volte con noi, ovviamente hanno ma non ho tempo, ma io arrivo, ci sta, cioè, quindi lo accetto, mm-hmm. assolutamente, però per me è importante poi evolvere e non trovare risposte dentro di te e non avere scuse comunque. Cioè, se tu, per me una parola che ho sempre amato è essere responsabile, quindi abile di rispondere delle tue azioni, quindi di quello che fai, quello per me è fondamentale, per il tuo benessere, perché ti sta attorno, per, insomma, per vivere una vita che vale la pena di essere vissuta. Benissimo, io se c'è qualcos'altro che ti va di aggiungere in tutto questo, se no secondo me abbiamo, insomma, potremmo continuare ovviamente quello che per vuoi, secoli. Per me quello che vuoi. No, ma semplicemente diciamo il tuo lavoro, quindi anche proprio quello che hai creato, no? Perché alla fine la cosa bellissima di tutto quello, alla fine siete un gruppo di giovani, io insomma siete venuti qua più volte ed è sempre un piacere incontrare, esatto, no? Ma è bello quello, no? Non c'è poi... No, anche questo è un tema importante che ricollega un po' il discorso del vivere a Milano, cioè ma come dici fai tu, e poi però hai un'azienda ad esempio, che poi in Italia parlare di azienda. Parlare di soldi, no? Quindi oddio, quello fa i soldi, non so, poi è subito quello, no? Il pensiero. In realtà è stata una cosa, è stata una cosa naturale, nel senso che ero da solo, poi siamo diventati in due, che cioè Nicolò è il mio socio, e poi la gente era interessata a quello che proponevamo, e quindi c'è sempre voluto più struttura dietro per poter rispondere alla richiesta che c'era fuori, e un giorno siamo diventati un'azienda, ok? Però... Diciamo che la cosa che in qualche modo ci accomuna, come mi sento dire, che certo, è come se fossimo due piccole famiglie, nel senso che poi io vedo ovviamente con le persone. È lasciarla in una dimensione umana, ecco, e quindi per me quello è fondamentale. Infatti, una cosa che ci contraddistingue, se vogliamo, è che tutti i nostri collaboratori, nessuno è dipendente, che questo anche per me è importante. Quindi, sapere che la vita è cambiamento e poi viverla effettivamente così è importante. Cioè, fino a quando sei contento tu di stare dentro o io di averti dentro, così. E quindi che è sempre in evoluzione questa roba qua, e tutte le persone che collaborano con noi, stavo dicendo, sono studenti prima, e quindi sono effettivamente autentici in questo, quindi amano quello che hanno fatto un percorso di anni che probabilmente li ha portati da una condizione di grande limitazione corporea e mentale, perché mente e corpo per me non possono essere scisse, e quindi poi essere quasi naturale il voler raccontarlo anche ad altre persone, chi poi lo fa nel reparto commerciale, chi fa il coach, eccetera eccetera, quindi questo secondo me lo tiene
lo tiene vera come cosa, lo tiene molto vera e non c'è bisogno. Anche io quando vado a formare i ragazzi che stanno vicino, che sono un po' le mie braccia in questo, che sono i coach, no? Che seguono i nostri studenti, la mia più grande formazione è averli seguiti, cioè che loro sono stati i miei studenti e quindi hanno acquisito quello che era il mio approccio, quindi non abbiamo bisogno di una vera... cioè non, quindi non ti chiedo se hai una scienze motorie, sì, se sei laureato in economia per fare la parte commerciale, anzi qualcuno è laureato ma è una casualità. E quindi gli altri sono presi dalla strada e quindi questo lo rende un'azienda sicuramente speciale, non come non so fino a quando sarà sostenibile, diciamo che chiaramente roba. Il prendere la laurea non fa di te una persona per forza intelligente, è chiaro, questo è il come lo fai, esatto, perché io ho preso una laurea ma tornassi indietro non lo farei sicuramente perché appunto è molto accademica, molto chiusa, molto arretrata per certe cose, quindi piuttosto... Vi vedi crescere o vi va bene crescere a livello non lo crescere sai, in modo naturale, quindi siamo cresciuti sempre, anno dopo anno, ma poco. Cioè, non abbiamo mai avuto un picco esponenziale, quindi credo che fino a quando sarà così anche la crescita è buona in questo senso qua. Poi... Non lo so se può continuare a esistere la realtà, perché appunto per il sistema eccetera eccetera, e quindi a quel punto lì magari sarò arrivato a un punto dove potremo estraniarci oppure diventeremo un SPA. Chissà. E io morirò di un attacco, di un infarto, quindi non lo so. Il giacca e cravatta, no, spero che ci sono, sennò avrò fallito in ogni cosa, però sì cerchiamo, quindi siamo anche molto dinamici in questo, quindi non ci sono orari, ci sono chiaramente dei compiti, delle cose. Sì, no, ma cioè, per rispetto anche della cosa. Stai dicendo cose che sono totalmente che simili suonate, dalla nostra, esatto, parte, ecco, quindi... Però non ci sono orari, vivono tutti lontani, siamo tutti in giro, chi anche all'estero, quindi cerchiamo di, per quanto è possibile, tenere dei rapporti più orizzontali possibile, quindi non c'è un vertice in questo senso, ma c'è un... tu cosa ne pensi di sta roba qua e buttarla nel tavolo, ok? Quindi questo non so se non so quanto può durare, ma non cerco di non pensarci, di concentrarmi su quello che adesso, sicuramente è figo, nel senso che da quando poi non sono stato più da solo ma un gruppo, il gioco è stato molto divertente perché condividi la cosa con gente molto selezionata ed è molto bello avere poi anche un po' le spalle coperte in questo senso qua, perché comunque io sono molto esposto per tante cose e poi puoi anche permetterti di non esserci sempre, io ecco, se vogliamo trovare una delle chiavi che mi guida nella vita, il tempo, ecco. Quindi non è mai i soldi, perché poi molto spesso quella è l'alternativa, no? Sono qui, cioè faccio quella roba lì perché effettivamente guadagno di più, perché ho dei benefit migliori. Ma sai che di te è una cosa che non ho mai, cioè è anche per quello che mi sono andato invitato, mi fa piacere parlare con te, è una cosa che non ho mai percepito, il fatto che facessi un qualcosa per una questione veramente economica. È chiaro che, come dire, è l'emanazione della tua vita, poi... Il mio lavoro è quello, alla fine. No, infatti. Poi perché a me, ho sempre pensato che questa roba qua, qual è? Beh, io non voglio lavorare nella vita, cioè inteso come, cioè mi sembra una roba... Ma qui sarebbe un altro argomento che potrebbe così... Sì. Io non riesco a comprendere quello che fanno la maggior parte delle persone, è riuscire a suddividere la vita in lavoro, vacanza, tempo libero, nel senso che alla fine... No, anche per me è molto... Non c'è differenza, spesso, no? tra queste cose qui, anzi... Ed è bello che sia così. Sì. Dovrebbe essere così, ecco, sì, probabilmente. Sì. Appunto, no? Perché non lo chiami più lavoro in quel momento lì, ma è appunto la tua passione. Poi sembrano delle frasi, fai del tuo lavoro... Cioè, comunque c'è sacrificio,
c'è impegno, no, ma lo dico per chi ascolta. No, hai ragione, hai ragione. Magari chiaro. Anzi, non solo il, c'è molto dovere, più il dovere è parte fondamentale del piacere della vita. Cioè, le persone che non comprendono l'importanza del dovere di essersi non preso un impegno, l'altra faccia non della puoi medaglia. Capire niente. Cioè, non hai proprio. Quindi, fa parte della bellezza della vita. È importante dirlo proprio perché viviamo, secondo me, in una società in cui. L'idea è quella, libero, non faccio niente, non mi prendo impegni, c'è questo mito, no, poi in realtà non è così, però zero, invece... Io business online, guarda, compa grande, esatto, hai capito tutto, no, cioè, anzi è il contrario, chi fa magari un lavoro tradizionale alle 4, alle 5, quindi stacco appunto da quella lì, quindi poi se andiamo a contare le ore, è meglio che non lo fa, cioè in quel senso non avrebbe senso. Se fosse senso, lavoro sarebbe sempre lavoro. Sarei in perdita. Certo. Certo. E quindi è figo ed è, lo trovo sempre più difficile spiegarlo alle persone che non hanno tanta consapevolezza in questo, quindi non parlo mai, quasi mai, di quello che faccio, di base. Cioè mi chiedono, sto parlando di persone che rimangono un po' solo, magari anche la persona che rincontri o... faccio tanta, che magari è un mio limite, però faccio tanta fatica a poi entrare più in profondità in quello che facciamo, perché fa un po' paura, soprattutto penso sia una cosa molto italiana questa, cioè dell'azienda, in quel senso lì, no, ok, quindi faccio, ne parlo raramente, ecco, quindi mi fa piacere. Bene, io ti ringrazio del tuo tempo, è stato veramente un piacere, anzi se quando vuoi magari lo rifacciamo anche a tema, è stato un vero piacere. E niente, quindi ci rivediamo alla prossima. Penso sicuramente, ci abbiamo messo un pochino, ci siamo fatti un po' attendere se vogliamo, ma è bello anche così. Assolutamente. E mi ha fatto super piacere perché appunto sono... chiacchiere che si fanno in poche situazioni. Al di là di qualunque cosa, le altre persone, sia quelle presenti qua che quelle che vedranno, per me è stato un piacere in sé. Assolutamente, quindi, no, perché anche perché non ho mai avuto modo di parlare di più. È stato un ottimo modo per farlo. No? Grazie. Allora, grazie, Marco. Grazie. Bene, mi fa piacere che tu sia arrivato in fondo a questa intervista, mi raccomando lascia un like al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto per non perdere tutti i prossimi contenuti e soprattutto lascia un commento qui sotto al video se vuoi approfondire uno dei temi che abbiamo toccato durante questa chiacchierata e magari ne faremo delle altre o magari ritaglierò uno spazio per un video dedicato a questo tema, ok? Infine, come ricordo sempre, per tutti coloro che vogliono approfondire quello che è il nostro lavoro e quindi... vuoi diventare libero di muoverti, vuoi diventare più flessibile, più forte, in generale lo hai capito, utilizzare tutte queste capacità, queste abilità per vivere una vita migliore, ti invito semplicemente a scorrere la descrizione qui sotto fino alla voce diventa nostro studente, dove troverai tutte le informazioni per iniziare un percorso verso la libertà di movimento e noi ci vediamo settimana prossima, a presto!